Vediamo insieme alcune funzioni particolari del pianoforte Tecnopiano TP100H. Partiamo da sinistra e potete osservare che abbiamo come primo tasto il tasto di start and stop dei tempi. Quindi, ad esempio, cliccandolo parte un determinato ritmo e si possono anche comandare dei fill, come ad esempio, vedete che se schiaccio qui cambia fill, posso tornare al fill iniziale e posso anche dire al ritmo di avere un'introduzione o di avere un finale cliccando su questo pulsante. Come vedete, la tastiera ha chiuso con un fill il nostro ritmo. Mentre suoniamo un ritmo, possiamo ad esempio attivare anche la funzione chord, che, come potete osservare, permette di cambiare il giro. E poi si può concludere sempre con la funzione end. Dopodiché, per mezzo della funzione function, si possono attivare, vedete, tutte queste possibilità che sono. Scusate, tutte queste possibilità che sono riportate sul pianoforte. In particolare è possibile attivare o disattivare l'effetto di riverbero, attivare o disattivare l'effetto chorus, ma anche attivare la possibilità di avere un dual voice, di avere uno split oppure di passare ai suoni di tipo percussivo. Ad esempio, schiacciando Function e selezionando questo tasto, vedete che sullo schermo compare un'iconcina che sta a indicare che in questo momento è attiva la funzione riverbero, per cui se io vado a suonare, il suono mostra questo effetto. E sempre per mezzo della funzione function si può decidere di attivare anche la funzione chorus. Vedete, in questo momento sono attive sia chorus che riverbero, infatti entrambe le icone sono attive, vedete che se io schiaccio riverbero, pardon, se io schiaccio riverbero sparisce l'icona a destra, se io schiaccio chorus sparisce l'icona a sinistra, se li rischiaccio li riattivo e il suono mostrerà anche il chorus. Dopodiché è possibile anche avere la funzione dual voice. Nel caso della funzione Dual Voice, io posso mettere insieme e sovrapporre completamente due suoni. Devo ovviamente prima selezionare il suono 1, poi passare nella funzione Dual Voice, e a questo punto sullo schermo compare il secondo suono che io posso decidere di cambiare o di mantenere, e il risultato è una cosa di questo tipo. Però, come dicevo, io posso anche andarlo a modificare. Leggermente diversa dalla funzione Dual Voice c'è la funzione Split. La differenza è che, ovviamente, la funzione Split vi suddivide la tastiera in due parti. Una parte avrà un suono e una parte avrà l'altro suono, mentre nella funzione Dual Voice i suoni sono sovrapposti. Quindi sempre function split. Come vedete, qui compare il suono che viene posto, il secondo suono, che ricordatevi, è il suono che viene posto nella parte sinistra della tastiera. Vedete che io ho il pianoforte nella parte destra e ho il suono strings 2 nella parte sinistra. In questo modo posso fare delle robe mi matchate. Poi
Poi infine c'è la possibilità di attivare i suoni percussivi premendo sempre il tasto Function e il tasto Percussion. Vedete che qui in basso compare scritto Drum e infatti il suono diventa un suono di tipo percussivo. Molto molto divertente. E sempre al tasto function torniamo nella modalità normale e ovviamente è possibile navigare all'interno dei menu per mezzo degli appositi tasti, cambiare anche la possibilità della traccia demo che viene inviata per mezzo di questi tasti che potete osservare a questo punto. Inoltre è possibile anche registrare e riprodurre quello che si sta suonando. Ad esempio, esco un attimo dalla modalità split, torno nella modalità pianoforte. Vedete che come primo record parte il metronomo e io ci posso suonare sopra per registrare la traccia 1. A questo punto posso magari decidere di cambiare suono e inserire un suono diverso, ad esempio un pianoforte elettrico, e se schiaccio play parte la traccia che io ho registrato e ci posso suonare sopra. Ovviamente, se voglio modificare il ritmo base, ad esempio se voglio modificare questo ritmo, basta selezionare il tasto Tone Rhythm e vedete che compare in questo momento il ritmo che viene riprodotto è 8-bit 1 e io posso cambiarlo in questo modo. Rischiacciando questo tasto, invece, cambio il suono che io uso qui sopra. Vedete? Molto semplice e intuitivo. Dopodiché vi ricordo che questo pianoforte è in grado di riprodurre brani MP3. Infine, posso navigare all'interno del menu del pianoforte per modificare determinati parametri. Ad esempio, come vedete, posso modificare il volume del ritmo sopra il quale io sto suonando. È molto semplice, basta navigare nel menu e poi utilizzare i relativi tasti per alzare o abbassare questo volume. Ma per mezzo del tasto menu meno, posso anche, ad esempio, inserire il traspose. Molto importante, posso modificare la sensibilità al tocco. E posso modificare il balance, ma anche la nota di split. Ad esempio, prima vi ricordate che abbiamo inserito lo split e lo split era stato inserito nella nota 65. Bene, posso modificare la parte sinistra e la parte destra per mezzo di questo parametro. E dopodiché posso regolare il livello del riverbero e anche ovviamente il livello del chorus. Oltre, molto importante anche questo, specialmente quando si studia, posso modificare il tempo ritmico, ovvero posso decidere di suonare in 4 quarti, ma posso anche decidere di suonare in 3 quarti piuttosto che in 2 quarti, eccetera, eccetera. Questo ovviamente va a modificare il ritmo che io riproduco, ad esempio in questo caso. Vedete che se io la cambio, ovviamente cambia
il ritmo di conseguenza, e quindi ci posso suonare sopra in maniera differente. Rischiacciando il tasto menu più si ritorna alla menu principale finché si risale e si ritorna alla parte dei suoni. Bene, abbiamo visto una panoramica del Tecnopiano TP100H. Io spero che questo video sia di vostro gradimento ed aiuto, e ci vediamo nel prossimo video.